La scelta di Napolitano che scelta è per il Partito Democratico? Una scelta conservativa, una scelta che sta di sconfitta? È una scelta che sta di sconfitta ed è una scelta di prorogazio, dicevo adesso, nel senso che chi può votare contro Napolitano, voglio dire, no? E in questo momento il Presidente della Repubblica è evidente che è ancora il garante delle istituzioni, però è chiaro che è un fallimento della politica. Beh, la spinta per il rinnovamento è morta con Prodi, ripeto, i 400 voti di Prodi rispetto ai 500 previsti, 495, 395, sono l'indicazione, c'è una parte retriva che non molla. Ieri mattina siete usciti a Capranica, tutti dicendo che c'era un voto all'unanimità, c'era stata la standing ovation per Prodi. Come si rimane adesso, come ci si riunisce di nuovo con quelle persone che hanno applaudito Prodi e poi lo hanno impallinato anonimamente in Parlamento? Cosa rimane il PD in questo senso? Il problema è che non hanno un volto i vigliacchi e quindi sono terroristi. E come si rimane nel partito insieme ai terroristi? Cercheremo di individuarli e soprattutto di espellerli.